A Odessa non c'è l'elettricità e gli allarmi antiaerei possono interrompere la vita, apparentemente normale, in ogni momento. Ma la sua gente non ne vuole sapere di sentirsi schiacciata dall'invasore e lo fa anche andando a teatro. Non rinunciando a un rito che è fatto di cultura ma anche di mondana eleganza. Fa niente che è pomeriggio, che è appena buio. Lo spettacolo si tiene alle 4, la sera non si può, c'è il coprifuoco. Lyudmila, la responsabile dell'opera di Odessa, ci porta dietro le quinte. Va in scena oggi Caterina, dell'autore ucraino contemporaneo Alexander Rodin, su testi del poeta nazionale Taras Shevchenko. Gli artisti si preparano ad andare sul palco. La soprano Yekaterina Lian interpreta la vivandiera Shinkarka. Sì, è molto pericoloso, certo, ci dice, ma qui abbiamo l'elettricità tutto il giorno, abbiamo un grosso generatore da 2 tonnellate che ci è stato donato dall'Italia e dalla Germania. Anche adesso a casa abbiamo corrente solo per un paio d'ore al giorno e allora io per esempio carico qui il mio cellulare. Il teatro ci aiuta a sopravvivere in queste condizioni. A casa non ho sempre riscaldamento e acqua, a volte faccio la doccia qui. Gli stucchi dorati rilucono grazie a un'energia precaria. Tutta la città vive con il suono dei generatori di sottofondo, una colonna sonora che si alterna alle sirene degli allarmi antiaerei. Il pubblico riempie gli spalti in una bolla di normalità che fa dimenticare la guerra. La gente viene qui, si gode lo spettacolo, invece di stare chiusa in casa senza corrente e con la paura dei bombardamenti, continua Caterina. Qui abbiamo un buon rifugio sotterraneo e in caso di allarme antiaereo possiamo scendere. Onestamente, qui mi sento più sicura che a casa mia. Caterina è un'opera di amore e guerra ricca di allegorie che rimandano alle tradizioni dei tempi pagani. Una carrellata di personaggi, il diavolo e l'angelo, lo zingaro e la bevandiera e Ivan, il soldato, e la sua innamorata Caterina. We have to show that we are standing, that we are strong. Dobbiamo mostrare che resistiamo, che siamo forti e dobbiamo anche dimostrare che abbiamo una cultura tutta nostra, dice Yekaterina, perché sapete, la guerra è anche propaganda. I russi dicono che noi non esistiamo come popolo, come nazione, ma noi abbiamo la nostra terra, una lingua, delle tradizioni e una cultura ucraina e quest'opera lo dimostra. And especially this opera, it's Ukrainian opera. Taras Shevchenko è il massimo poeta ucraino, simbolo oggi più che mai dell'identità nazionale. Scrisse il poema Caterina nel 1842. Il compositore Alexander Rodin l'ha trasformata nell'opera sontuosa che è oggi. La prima, più volte rinviata per l'invasione, non ha impedito che sia la produzione più ricca del teatro di Odessa dei tempi dell'indipendenza del paese. Ancora una volta, una spinta d'orgoglio. Il teatro funziona regolarmente, nonostante quello che sta succedendo, nonostante la guerra, dice Dmitri Pavliuk, che sul palco è il padre di Caterina. La guerra è solo un evento che si frappone nel nostro lavoro, ma noi continuiamo ad andare in scena, così mostriamo il nostro paese, la nostra patria, e nello stesso tempo continuiamo a tenere viva la nostra cultura.